Italiana. Buon pomeriggio, veramente sono felicissima di essere qua, questo lo posso dire a gran voce, guarda, per me è stata una sorpresa, guarda, grazie davvero. No, ci tenevamo molto perché tu hai una storia veramente incredibile, di vittoria, perché tu hai sempre sognato il palco dell'Ariston, sei stata tanto così dall'esserci, ci sei salita, tra poco vedremo anche con chi e quale performance ci hai regalato, però avevi grandi sogni, avevi ottenuto un grande successo, questa canzone di Biagio, che lo ricordiamo, sarà super ospite quest'anno ancora una volta a Sanremo, ti ha regalato molto, ti ha dato molto, tu la rappresentavi veramente questa canzone, e poi però a un certo punto è successo qualcosa che ti ha allontanato momentaneamente dalla musica. Diciamo che in poche parole era chiuso 10 anni della mia vita, quindi insomma non è... però scaglionando diciamo così velocemente, sì, era questa canzone è una canzone molto, molto intima, insomma, che parla di alcuni tratti insomma della mia vita, dove appunto Biagio Antonacci, che ancora ringrazio, partecipando poi ad un programma televisivo di Amici di Maria De Filippi, insomma da lì partì il mio sogno e da lì iniziarono molte... belle cose. Molti eventi, sì. Tra l'altro anche questa partecipazione mia a Sanremo di cui parlavi. Poi lo c'è vediamo, stato... ti va? Certo, insieme ad Anna Tatangelo. Ma sono qui apposta. Vediamo. No, e insieme a lei Loredana Errore. Io spezzata in due dal dolore, mentre ti amavo tu facevi l'amore. Lasciami sognare la vita, l'hai detto tu, quando è finita, io vado. Chissà se un giorno poi mi passerà la rabbia che porto nel cuore. Voglio dirti quello che sento, farti morire nello stesso momento. Ti ha portato anche sull'Ariston, una presenza grazie. Scenica molto molto forte, una voce da vera rocker. Sì, guarda, la voce è stata secondo me l'evento più bellissimo della mia vita, oltre che nascere, cioè prima è stata la musica e poi è stato nascere, per una certa proprio trasporto e per quanto mi abbia riempito la musica e per quanto mi possa comunque avvicinare a Dio questa insomma linea, sì. Assolutamente, infatti non lo dico io, insomma la musica avvicina molto a quella, l'emozione, quando insomma una persona prova l'emozione si mette a nudo, quindi è qualcosa di proprio viscerale, no? La musica la vedo così, l'ho vista come una salvezza, una ricchezza, è tutto. Anche perché quando tu hai avuto questo terribile incidente nel 2013? 2004, settembre 2013. Oh, sì. Caspita, quanto tempo è passato? 4 anni e mezzo, possiamo dire così, approssimativi. Era un momento terribile quello, perché ti avevano detto che forse per il 95% il tuo corpo sarebbe rimasto paralizzato, sì, per sempre. Sì, 95% di paralisi certa, di una situazione irreversibile. Quindi potete immaginare, diciamo, il clamore di quel momento, proprio il senso di colpa, ma diciamo in quei frangenti mi misi subito a pregare, ebbi questa spinta subito di rivolgermi a Dio e di insomma interloquire con Lui magari faccia a faccia e dire un attimino ti prego aiuto,
dal momento in cui pronunciavo queste parole, comunque di appunto sostegno, di implorazione, lungo la vita, appunto per questo la cosa bellissima è veramente eclatante, è stato che nella vita ho sentito dei calci proprio prepotenti, dei calci infiniti che mi hanno proprio spostato la pelle in una maniera allucinante. Da lì ho capito che quelli erano i calci che mi servivano per poter di nuovo ricorrere, per poter di nuovo camminare. Infatti tu ti sei rialzata, hai fatto una lunga riabilitazione, sì, ma ti guarda, sei rialzata. Sì, guarda, è stato un miracolo ogni giorno insieme ai dottori, insieme insomma a tutti e le persone, che ringrazio anche molto mia madre, insomma, sai, sono quelle cose che faranno sempre parte di te, ma io l'ho preso come un punto di forza, come un punto proprio di privilegio, perché insomma passare da un attimo dall'altra parte per poi ritornare da quest'altra la prendo solo come ricchezza, e ho visto cose che voi umani non avete visto sicuramente e che non dovete vedere. Senti Loredana, tu hai provato subito a vedere se le corde vocali erano rimaste in qualche modo intaccate, sì. O vedo che sei tutto violate. Sì. Ti seguo da tanto tempo. Davvero, guarda, sono veramente scoperto... molto felice di essere qui. Ti ringrazio. Stupisci? Ma perché ti stupisci? No, ma ti sei vista stupisci. Su quel palco? Non è che hai visto, mi stupisco, cosa trasmetti? Però permettimi di dirti grazie e di dire grazie anche al pubblico che mi dà veramente... Tutte le persone veramente che incontro hanno sempre qualcosa di speciale da darmi, io lo prendo sempre come un seme che piantano dentro il mio cuore e che insomma servirà per non finire mai questo viaggio chiamato musica, ecco. Perché appunto la musica è talmente forte dentro di te, vive dentro di te, che ti ha, sì, aiutato a rialzarti, a ricostruirti, anche come professionista, anche come artista, e stai proprio a pochissimo da un disco di... Sì, possiamo dire che Nuovi giorni da vivere, il brano è quasi disco d'oro, quindi con più di 2 milioni di visualizzazioni, quindi ringrazio veramente tutti voi che avete contribuito a questo risultato. Grazie raga. Yeah.